Oggi nuovo video e si tratta di un video dedicato ai trucchetti, alle astuzie, life hacks, a tutti quei segreti che si nascondono dietro l'utilizzo dell'iPhone. Nel tempo, un po' per caso, un po' magari anche guardando su internet, vedendo vari video, ne ho scoperti un sacco, nonostante il sistema operativo nuovo non ci sia da tantissimo tempo, però hanno introdotto davvero tante cose carine e quindi ho pensato che fosse una bella idea condividerlo, soprattutto perché poi sotto queste tipologie di video mi date sempre anche i vostri consigli, quindi mi dite tutte le vostre astuzie e perciò così continuo a scoprirne sempre di nuove. Sono tutte funzioni assolutamente non indispensabili, però sono dei vari accorgimenti e delle cosine che mi hanno permesso anche di risparmiare tempo e comunque di riuscire ad ottimizzare le cose che faccio, quindi io le adoro, non le conoscevo e quindi sono super contenta di condividerle. Una funzione che a me ha cambiato la vita è questa qui dell'app calcolatrice, perché io spesso mi trovo a fare i conti e mi capita di scrivere il numero sbagliato e quindi alla fine devo cancellare tutto. Invece adesso si può fare una cosa fantastica, ossia cancellare andando indietro o in avanti nello schermo e quindi si possono sostituire le cifre per dire se sbaglio l'8, basta fare così e lo correggo con la cifra giusta. Altra funzione super comoda è quella di spostare più app contemporaneamente, quindi si clicca normalmente su un'app, poi mentre si sta spostando se ne aggiungono altre e appunto si possono spostare contemporaneamente. Così è più facile anche creare le cartelle volendo e se si lascia andare ritornano nella posizione. Per quanto riguarda invece la funzione di ricerca c'è una nuova opzione. Quando si scorre fino in fondo, qui c'è proprio la funzione dizionario e quindi si può trovare il significato etimologico di una parola se se ne ha bisogno in modo molto molto immediato. Secondo me è una cosa fantastica e veramente davvero utile. Altra cosa molto interessante c'è nella funzione bussola, l'ho scoperta veramente per caso. Praticamente andando verso destra si entra direttamente nella funzione della bolla, quindi la livella che può essere utilissima per dire quando si sta mettendo un quadro sul muro, quando si stanno facendo dei piccoli lavoretti di bricolage in casa, è una cosa veramente super super comoda. Per esempio adesso mi dà 0, ma in questo modo mi fa vedere se sto mettendo in bolla o no quello che faccio, ovviamente sta prendendo di riferimento una cosa che in questo momento non ci interessa, però quando sono perfettamente in bolla mi avvisa. Due funzioni fantastiche che ci sono direttamente integrate nell'app delle foto, quindi io sono nel mio rullino foto e voglio modificare, però in questo caso voglio scrivere all'interno della foto, questa cosa è geniale. Praticamente vado a cliccare sui tre puntini che ci sono qui e posso modificarla inserendo dei colori, dei tratti, delle scritte. Quindi una cosa simile a quella che per esempio faccio su Instagram Stories e la trovo veramente molto utile. Poi se le modifiche non si vogliono salvare basta fare annulla e la foto torna esattamente come prima. E un'altra cosa molto carina che si trova sempre nella sezione modifica dell'app delle foto è quella che finalmente le foto si possono ingrandire quante volte vogliamo, perché vedete, se io voglio ingrandire la foto a un certo punto più di così non me la fa assolutamente vedere. Invece, andando nella funzione modifica, si clicca direttamente sul tasto ritaglia, poi si ruota la foto e si salva. A questo punto si rimodifica, sempre tasto ritaglia. La rimettiamo nella posizione originale, andiamo a completare la modifica e a questo punto potete ingrandirla all'infinito. Poi una cosa carina che c'è nelle impostazioni per avere delle emoji particolari che magari non ha nessuno, si trova in generali e nella sezione dedicata alla tastiera. Praticamente qui ci sono le tastiere che si possono abilitare. Se facciamo aggiungi nuova tastiera, se andiamo a prendere giapponese e nello specifico questa tastiera che è la seconda che appare nell'elenco e la abilitiamo. E una volta abilitata, io adesso ve lo faccio vedere nelle note, però si può fare in qualsiasi tipo di messaggio. Basta andare dove ci sono solitamente le emoji, poi si clicca su questo simbolo 1, 2, 3 e cliccando su questa faccina si possono inserire una serie infinita di emoji molto molto carine. Ce ne sono veramente tantissime, poi basta cliccare su questo tasto e le avete tutte a portata di mano. Veramente sono infinite, sono molto molto carine. Altra funzione che posso farvi vedere direttamente qui dalle note è quella di annullare un inserimento sbagliato. Quindi per esempio io scrivo ciao a tutti e poi erroneamente cancello una parte. E a questo punto se scuoto l'iPhone in modo molto forte mi esce ignora o annulla, io posso
annullare l'inserimento e mi ricompare la parola che avevo cancellato. E questo funziona anche nelle mail, nei messaggi, in qualunque altra parte del telefono. Altra cosa molto carina che posso sempre farvi vedere nelle note, riscriviamo il nostro ciao a tutti, però voglio inserire un numero e in questo caso basta cliccare a lungo sul numero, andare a prendere quello che ci serve e si inserisce direttamente senza uscire dalla tastiera, quindi non bisogna continuare a fare così. È una cosa un po' strana da fare all'inizio, però poi diventa molto molto semplice, la stessa cosa si può fare anche con i simboli, quindi è veramente una cosa comodissima. Una funzione molto interessante che invece si trova su Safari è quella delle pagine molteplici. Quando ci cliccate sopra escono queste tre scritte e cliccando sul più ci fa vedere l'elenco dei pannelli che abbiamo appena chiuso, quindi delle pagine che abbiamo chiuso, e quindi se si è per caso chiuso una pagina erroneamente si può recuperare in questo modo. Invece nel pannello di controllo, tenendo premuto forte sulla torcia, si può decidere il livello di intensità e in questo caso ce ne sono addirittura 4, mentre di solito erano 3 se non sbaglio nell'altra versione di iOS. Sempre in impostazioni, per controllare il traffico dei giga che si utilizzano durante il mese, adesso io non l'ho mai azzerato, però praticamente sotto ogni applicazione viene indicato il traffico in termini di mega e di giga che utilizziamo per usare una determinata applicazione. Poi appunto andando verso il fondo si può azzerare, azzera statistiche, e in questo modo posso monitorare poi le mie statistiche mensili. Quindi è una cosa che si può fare ogni mese per capire appunto quali sono le applicazioni che mi fanno sprecare tra virgolette più giga. E niente, quindi questi erano tutti i trucchetti nascosti dietro l'utilizzo dell'iPhone. Mi raccomando, con un commento qui sotto fatemi sapere se li conoscevate già, quali sono invece quelli che conoscete voi, che utilizzate sempre, che magari appunto possono aiutare un po' tutti a risparmiare tempo o a fare più cose contemporaneamente. Comunque io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video.